Eccoci tornati, nuova puntata di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al calcio femminile Amaranto e al settore giovanile dell'Unione Sportiva Arezzo, un turno ricco perché giocavano in casa praticamente tutte le formazioni, a cominciare dal debutto nel campionato di Serie B dell'Arezzo Calcio Femminile. E allora andiamo a salutare Maria Costanza Aterini. Ciao. Buonasera, ben trovata, che era questa sera in rappresentanza proprio della squadra allenata da Manuela Tesse. Tra poco vedremo le immagini dello 0-0 con il Gordice, cioè con qualche rimpianto, perché insomma avete avuto tante occasioni. Dopo ne parliamo. Poi diamo il benvenuto all'allenatore dei giovanissimi dell'Arezzo, Andrea Ciavorella. Buonasera, benvenuto. E ci ha portato tre rappresentanti appunto della squadra dei giovanissimi: Francesco Fazzuoli, Niccolò Matteini e Leonardo Pezzola. Buonasera, benvenuti. Poi dopo andremo a conoscerli, non ha bisogno invece di conoscenze, Riccardo Buffetti. Buonasera. Che ha seguito questa settimana la partita proprio del calcio femminile. Io direi subito di vedere il servizio. Abbiamo visto anche un po' arrabbiata Manuela per queste occasioni. Adesso andiamo a sentire un attimo, a vedere più che altro le immagini, poi sentiremo anche proprio il commento dei due allenatori. Primo punto stagionale per l'Arezzo Calcio Femminile nel debutto casalingo contro la squadra veneta del Gordige nell'incontro valido per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B. Lo 0-0 finale rimane stretto alla squadra di Manuela Tesse, viste le numerose occasioni create nel corso della partita. L'Arezzo scende in campo con un 4-3-2-1, modulo più volte variato a match in corso. Baracchi alle spalle di Di Fiore, unico baluardo offensivo della squadra di casa, per l'occasione in completo rosa-bianco, mentre in difesa confermate centrali Teci e Aterini con Casula e Mencucci pronte a spingere sulle fasce. Il match inizia subito forte per l'Arezzo, che fin dai primi minuti lascia intendere al numeroso pubblico presente allo stadio Laurentini di Pescaiola le intenzioni di mettere a segno nel calendario la prima vittoria stagionale. Tutte le azioni passano dai piedi di Verdi, abile a tessere le trame di gioco dell'Arezzo con verticalizzazioni e lanci per gli esterni. Nonostante il Gordige non riesca mai ad arrivare dalle parti di Antonelli, nella prima frazione di gioco la prima vera occasione dell'Arezzo arriva solo al 25esimo, calcio di punizione dalla tre quarti calciato da Casula, conclusione di Potenza deviata in angolo da Cattelan. La squadra di Tesse spinge e pressa fino al 45esimo, ma per una serie di errori in fase di costruzione per il buon piazzamento in campo della formazione ospite, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Dopo un primo tempo senza respiro, Bernardi, l'allenatore ospite, decide di correre ai ripari inserendo Sturaro al posto di una spenta Cerato, ma il copione non cambia. Al terzo minuto, bella triangolazione tra Verdi e Casula, con quest'ultima che manda Di Fiore a tu per tu con Cattelan, ma la conclusione della numero 11 dell'Arezzo si infrange incredibilmente sulla traversa. Poco dopo è ancora Di Fiore a provarci con una bella girata di destro sul traversone di Arzedi, ma è ancora bravissima Cattelan a negare la gioia e la rete del vantaggio alle Amaranto. A metà ripresa, nell'unico momento di non controllo della gara da parte dell'Arezzo, si registra la prima conclusione in porta del Gordige con il sinistro di Sturaro dopo un bel dribbling in aria. Antonelli però para centralmente. Nella ripartenza successiva, Verdi verticalizza benissimo per la neo entrata Mattiacci, che prova il tiro di controbalzo da dentro l'area di rigore. La palla termina altissima sopra la porta del Gordige. Si susseguono altri forcing della squadra di casa, ma il poco cinismo sottoporta e una serie di errori in fase offensiva graziano la squadra ospite, che torna a casa con un punto d'oro. Ah, siamo qui con Emanuela Tessa, allenatrice dell'Arezzo Calcio Femminile. Emanuela, quest'oggi tante occasioni, ma alla fine solo un punto. Sì, abbiamo provato a casa solo un punto. È una partita che dovevamo assolutamente vincere, visto le occasioni create, visto i calci piazzati che abbiamo avuto a favore, considerate soltanto 11 calci d'angolo a favore, una traversa, e bisogna migliorare in questo. Le partite che si possono vincere si devono vincere se ti vuoi salvare. Questo è un punto, un pareggio comunque dove poter ripartire, dove poter lavorare per ripartire, per cercare comunque poi di raggiungere il traguardo, la salvezza o anche qualcosina di più. Sì, quello che bisogna cambiare qui è la mentalità. Mentalità, bisogna iniziare ad avere una mentalità vincente, perché non si può partire perdenti già in campo solo perché siamo una matricola. Abbiamo mostrato di saper giocare bene a calcio e dobbiamo concretizzare tutte le occasioni che ci vengono, che ci creiamo, perché lavoriamo tutti i giorni, ce le creiamo, dobbiamo concretizzare assolutamente. Ah, siamo qui con Stefano Bernardi, allenatore del Gordice. Allora, quest'oggi è un punto d'oro, diciamo, qua ad Arezzo. Ma per noi oggi si può dire che non è un punto, sono tre, perché non abbiamo indovinato la partita, anzi l'ha fatta quasi sempre l'Arezzo. Complimenti, perché
anche se è una squadra giovane, però l'ho vista bella pimpante, che cerca di giocare. Il campionato di Serie B è tosto perché trovi sempre squadre, magari qualcuna che gioca bene a calcio, qualcuna che è un po' più fisica, e noi diciamo che anche l'anno scorso siamo nella parte bassa della classifica, centrobassa, però tutte le partite ce la giochiamo e cerchiamo di fare bene. Comunque complimenti all'Arezzo che ha fatto un'ottima partita. Quindi dopo il nono posto della scorsa stagione, l'obiettivo di quest'anno sarà comunque mantenere sempre la salvezza? Sì, no, per noi che siamo una società che non ha degli obiettivi importanti come tante altre società, altre squadre, puntiamo alla salvezza e ogni domenica cerchiamo di portare via punti sui campi che andiamo a giocare, che è sempre difficile tutte le domeniche. Insomma, era bello pimpante lui che si è preso questo pareggio. Allora, che analisi facciamo di questa gara? Partendo da quello che diceva Manuela Tesse, qui manca la mentalità, è quello che vi ha detto poi nel dopogara? Sì, ce l'ha detto anche ieri durante gli allenamenti, sui calci piazzati ci siamo allenati duramente perché ci ha voluto dare una lezione. Bisogna sfruttare tantissimo l'occasione perché quest'anno ci saranno certamente partite che perderemo, partite che si potranno pareggiare al massimo e partite che si devono vincere. Domenica si doveva vincere perché era alla forse più che alla nostra portata. Siamo state 80 minuti nella metà campo avversaria, lisce, il nostro portiere ha toccato forse due palloni, per cui ecco, manca la mentalità, perché insomma la mister ce lo dice sempre, occorre essere cinici sotto porta. In tante occasioni ci capiterà di trovarci davanti al portiere una volta, e quella volta bisogna fare gol. Ecco, per te che vieni da chiaramente anche lo scorso campionato, la differenza è tanta, c'è stato un po' di timore all'inizio per vedere com'è questa categoria superiore e come l'hai trovata poi di fatto dopo che te ne hanno parlato, no, poi la stessa allenatrice? Io la Serie B l'avevo già fatta, e tra l'altro nello stesso girone. Quindi l'avevi già affrontato in questo Sì, Gordigio, non me lo ricordavo così, mi sembrava un po' meglio a dire la verità. L'avevo affrontato con la maglia della Stella Azzurra qualche anno fa, che era una squadra qui da Arezzo. Ce lo ricordiamo, sì. e è un campionato diverso, nel senso che si gioca molto di più la palla, e diciamo che la nostra squadra non è poi cambiata così tanto dall'anno scorso, anche dal punto di vista tecnico più o meno è sulla stessa linea, però forse è anche un campionato che sotto un certo punto di vista ci avvantaggia, perché la nostra squadra è abbastanza tecnica, non molto fisica, per questo motivo ecco, magari è meglio per noi, è qualcosa di più stimolante senz'altro. Allora, vediamo com'è andato anche il quadro di questa giornata numero 2, vediamo i risultati. Oltre allo 0-0 dell'Arezzo abbiamo il Marcon New Team Ferrara 1-1, il Vittorio Veneto, dopo aver battuto l'Arezzo, ha vinto anche in casa della Federazione Sammarinese, che sarà credo il vostro prossimo avversario, 0-2 come vedete, poi il Padova che ha vinto in casa della Saponeria 3-1, Sassuolo Perugia 0-0, Udinese Imolese 1-0, Padova che ha perso con il Castelvecchio per 1-0. Quindi a punteggio pieno c'è Castelvecchio, Vittorio Veneto e Padova femminile a quota 6, a 4 Marcon New Team Ferrara, Perugia, Sassuolo, 3 Udinese, 1 Gordige e Arezzo, poi a 0 Padova, Federazione Sammarinese, Imolese e La Saponeria. Allora, volevo chiedere a Riccardo, che appunto ha seguito per noi la gara, a vedere delle occasioni, insomma, effettivamente qualche rammarico c'è, soprattutto la traversa. Il rammarico non è venuto a casa dei 3 punti, la partita è stata per più di 80 minuti, ha tenuto bene il campo, ben messa dall'allenatrice Manuela Tesse, purtroppo il poco cinismo sotto porta e i tanti errori, anche come dicevi prima, in fase di impostazione, hanno inciso e hanno permesso al Gordice di portarsi a casa a questo punto. Sarà curioso anche vedere la prossima sfida contro la Sammarinese del 30 ottobre, perché anche quella è una squadra con cui probabilmente si deve riuscire a portare a casa la vittoria.
Ecco, tu hai seguito ovviamente lo scorso campionato, vedi molta differenza di livello, noi è così, a vederlo distrattamente sembra di sì, certo. C'è poi effettivamente anche vista sul campo. Si vede sia nelle squadre avversarie che nell'Arezzo proprio, si vede proprio a mano di Manuela nella squadra, si vedono passaggi di prima, triangolazioni, quindi gioco più rapido, più veloce, ritmi più alti, si cerca di arrivare prima verso la porta avversaria. Ecco. Per quanto riguarda le squadre avversarie, ho visto il Gordice e il Castelvecchio in Coppa, e devo dire la differenza anche fra le due società è molto, molto diversa, cioè c'è molta differenza, quindi tra Castelvecchio che è primo in classifica e diciamo si è visto anche per come ha giocato qua Arezzo rispetto al Gordice che probabilmente lotterà, come ha detto l'allenatore prima, a salvarsi. Ecco, anche il pubblico mi sembra c'è più affetto, c'è più sostegno, almeno l'ho sentito. Sicuramente, la tribuna Lorentini era mezza piena, quindi c'erano cori dall'inizio alla fine, urla quando la squadra ne ha bisogno, e incitamenti che serviranno sicuramente all'Arezzo per cercare di mantenere la categoria. E quindi questo insomma sentite maggiormente il calore? Probabilmente si divertono di più, per cui ci seguono maggiormente. Questa San Marinese, dopo magari ne parleremo anche meglio, a giudicare insomma dei risultati, è una formazione, anche se giocherete fuori, che potrebbe essere alla vostra portata. Insomma. Sì, a zero punti, sì. Per cui cercheremo di portare a casa tre punti. Ecco. Ora vi allenate quante volte? Tre volte e un ulteriore in palestra. Quindi rispetto all'anno scorso è cambiato il ritmo? Il doppio. Quindi anche le vostre giornate sono cambiate rispetto sì, a prima. Sì, sono molto in funzione degli allenamenti, ecco. Senti, l'insegnamento, ecco, che finora Manuela, che abbiamo ricordato, insomma, anche quanto ha vinto sia da giocatrice sia da allenatrice, qual è per il momento l'insegnamento che ti ha colpito di più? Sicuramente io magari sono approdata al mondo del calcio un po' tardi, a 19 anni, e probabilmente gli insegnamenti più utili che mi sta dando sono dal punto di vista tattico, però anche dal punto di vista della personalità. Una sera Francesco, che è un collaboratore, ci ha proprio invitato a pensare quale fosse la differenza fra un calciatore di Serie A e un calciatore di Serie B o anche meno. Non è tanto il livello tecnico quanto più ecco la personalità. E questo è vero, lei ha una grandissima personalità, e quando dice che magari entriamo da perdenti in campo forse non ha tutti i torti, perché alla fine è tutta la nostra portata, però alla fine il risultato che conta, e ancora ci manca il risultato. Allora, volevo andare a conoscere intanto anche Andrea Ciavorella, che questa sera ci ha portato tre ragazzi della sua squadra, che dopo conosceremo, è uno dei nuovi acquisti del settore giovanile dell'Arezzo. Ecco, raccontaci un po' anche del tuo passato. Mi raccontavi prima Baldaccio e chi sì, era, no? Diciamo, ho conosciuto la mia prima esperienza è stata con Andrea Tuzzi a Sansepolcro, poi è stata breve perché per motivi familiari ho dovuto abbandonare. Poi successivamente, invece, negli altri anni, nella seconda e terza stagione che ho fatto come allenatore, ero alla Baldaccio, ho avuto la possibilità, mi ha dato di sempre nel segmento dei giovanissimi, il primo anno erano provinciali, e ho avuto la fortuna di avere uno splendido gruppo e siamo riusciti a vincere i playoff quell'anno, quindi poi l'anno successivo mi hanno confermato sempre nel segmento dei giovanissimi, facendo però il campionato regionale. Successivamente ho avuto la possibilità di ritrovare Andrea Tuzzi e mi ha dato la possibilità di allenare qui a Arezzo, prima al Chimera e quest'anno qui ad Arezzo proprio. Ecco, la prima puntata abbiamo avuto ospite Remo Banchetti, che ci ha parlato molto bene di te, e io è stato molto contento di, insomma, che tu abbia iniziato questo percorso nell'Arezzo, tra l'altro con un'età questa che è un'età molto importante, molto importante, uno snodo un po', no? Sì, anche perché c'è un bel salto tra i giovanissimi e gli allievi, è un salto molto importante. Il nostro compito è quello di riuscire a dargli tutti gli strumenti necessari per portarlo a un livello che un altro anno poi con Alessandro Violetti possano riuscire a fare un bel campionato.
Bene, dopo li conosceremo, vedremo anche insomma i risultati, che so che voi allenatori, cioè li guardate, però non hanno l'importanza. Più i ragazzi, guarda, appena finiscono la partita vanno subito a vedere cosa i risultati hanno fatto le altre squadre. Avete avuto, credo, una delle squadre più forti, sia gli allievi che questo Prato, che è una bella squadra. Quindi il torneo di inizio anno a Settignano ci si era già incontrati e abbiamo avuto modo di constatare appunto che è una squadra che ha veramente dei giocatori importanti, visto anche insomma il settore giovanile da cui provengono. Allora, tra poco ci fermiamo adesso un attimo, tra poco vedremo anche le immagini della vittoria della Berretti, vedremo i risultati e poi conosceremo meglio appunto questi tre ragazzi giovanissimi. A tra poco. Seconda parte del nostro Mondo Amaranto e adesso andiamo a vedere la Berretti dell'Arezzo che nel nubifragio a un certo punto si è sviluppato alla nave di Castiglion Fiorentino che ha sorpreso anche noi, tanto che purtroppo il gol del 2-2 dell'Olbia non siamo riusciti, non possiamo farvelo vedere, però per fortuna ci sono le tre reti dell'Arezzo in estremi su una partita che è stata dominata dalla formazione Amaranto, ma che alla fine è riuscita a vincere solo con un autogol proprio nel recupero, l'esatto contrario di quanto avvenuto a Cremona. Allora vediamo un attimo. La terza giornata del campionato Berretti, la formazione Amaranto allenata da Elvis Abruscato dopo il debutto vincente 3-2 con la Lupa Roma è stato sconfitto in trasferta in casa del Pistoiese per 2-1 e quest'oggi affronta l'Olbia, formazione che al primo turno ha riposato mentre nella seconda giornata ha iniziato con una sconfitta battuta in casa dal Pontedera per 2-1. Selis, avanza l'Olbia. Selis lo scatto, attenzione ancora di Gungui, ancora una volta lanciato verso la porta, tutto solo, Gungui la piazza e l'Olbia trova il vantaggio al terzo contropiede, al 42:30, Gungui porta in vantaggio l'Olbia. Pronto al cross Capogna, Salvestroni al volo, gran gol di Salvestroni che pareggia subito al 44, un gran gol, si è coordinato, destro secco. E palla in rete, calcio d'angolo numero 6 per l'Arezzo, battuto, palla che passa, attenzione c'è Metolli, tutto solo, Perugini la manca, Barellini, rete, il 2-1 dell'Arezzo con Barellini, sembrava non voler entrare neanche questo pallone, poi alla fine dopo che l'aveva mancato Perugini, dopo che Metolli non era riuscito a deviarlo verso la porta, è arrivato Barellini che probabilmente trovando anche girando la deviazione, comunque pallone che si è infilato, l'Arezzo ribalta il risultato al quarto minuto. Arezzo che poco fa ha subito il gol del 2-2, purtroppo si è abbattuto un nubifragio qui sulla nave che non ha particolari coperture, quindi non siamo stati in grado di documentare il gol del 2-2 in mischia, ha segnato Dieng il gol del pari dopo che l'Arezzo ha sprecato tante occasioni tra primo e secondo tempo. L'Olbia ha trovato il pari quasi al 90 con Dieng, angolo per l'Arezzo, attenzione, manca il pallone, il portiere Degliana, tutta la squadra praticamente che sale, parte l'angolo, manca il pallone, l'autogol, l'Arezzo passa in vantaggio al 92, il controsorpasso dell'Arezzo, 3-2, credo che sia stata una evidente autorete sul pallone che è arrivato in area di rigore, si abbracciano tutti. Questo è il paradosso del calcio, crei tante occasioni, hai la possibilità di chiudere la partita e difatti proprio dalla panchina dicevo ragazzi attenti perché quando è così prima o poi l'avversario magari con l'unica arma che aveva in questo momento, in oggi poteva pareggiare la partita.
è stato così, abbiamo concesso tre palle gol su 90 minuti, quindi sono, sono contento per i ragazzi, per la, il lato propositivo della squadra, come attacca, come, come chiude gli spazi, ma questo non deve andare, non deve essere presuntuoso, non deve essere una cosa di presunzione, deve essere sempre, ci dobbiamo sempre essere accorti, perché l'avversario non va mai sottovalutato. Sono molto felice per i ragazzi, molto. Allora, vediamo anche i risultati del campionato Berretti, oltre al 3-2 dell'Arezzo sull'Olbia. La Carrarese sconfitta in casa dal Siena 2-1, Lucchese batte Lupa Roma 3-1, Pontedera Gubbio 1-0, Sottocuoio batte Livorno 1-0 e poi il 2-2 tra Viterbese e Pistoiese. Riposava il Prato, quindi in classifica abbiamo la Lucchese in testa a 7 punti, a 6 Prato, Siena, Arezzo, Pontedera, 4 Pistoiese, Gubbio, Sottocuoio, 3 punti. Poi per Carrarese, Lupa Roma, 1 per Livorno e Viterbese, 0 punti per l'Olbia. Andiamo a vedere anche il campionato allievi con i risultati: Pontedera Carrarese 3-1, Modena Viterbese 2-0, Arezzo sconfitto in casa 4-2 dal Prato, che era passato in vantaggio con Argenti, poi il pari dell'Arezzo con Ricci, Ricci che poi aveva segnato anche su calcio di rigore, nel Prato ha fatto la differenza la tripletta di De Simone. Gubbio Lucchese 2-3, Livorno Siena 1-2, Pistoiese batte Sottocuoio 1-0. Quindi la classifica con il Prato a punteggio pieno a quota 12, Livorno, Pontedera e Modena 9, Lucchese 7, Viterbese, Siena a 6, a 4 Pistoiese e a 3 Sottocuoio, Gubbio, Arezzo, Carrarese a 0. Allora vediamo anche il campionato giovanissimi con il Pontedera che è stato sconfitto in casa 3-0 dalla Carrarese, stesso risultato per l'Arezzo con il Prato che si è imposto 3-0 con i gol di Borgognoni, Baggiani e poi un autogol, qui leggo, proprio dopo ce la racconti, di Fazzuoli. Quindi Pistoiese 1, Sottocuoio 3, Modena Viterbese 5-0, Gubbio Lucchese 0-0, Livorno batte Siena 2-1. Classifica con Livorno, Modena, Prato e Sottocuoio e Carrarese a 9, Arezzo 6, Gubbio 5, Lucchese, Viterbese 4, Siena e Pistoiese 3, Pontedera a 0. Allora, e che cosa possiamo dire di questa squadra, Andrea? Poi adesso andiamo a sentire anche loro. Che giudizio dai di questo gruppo? È un gruppo fantastico. Io pensavo così subito all'inizio, di in un mese e mezzo, due, di amalgamarsi bene. Diciamo, la società ha formato questo gruppo ex, proprio dall'inizio, solamente 4 ragazzi erano della scorsa stagione, quindi in un mese e mezzo, ecco, per ora sono veramente contento di essere, diciamo, arrivati fino a questo punto. Ora ogni partita ha un suo percorso, non ci fermiamo e andiamo avanti. Che cosa si insegna a questa età? Su cosa punti? Bisogna essere bravi a cercare di migliorarli individualmente. Cioè, il nostro obiettivo nel mio segmento è quello di tirare fuori ognuno di sé la parte individuale, sia della tecnica che della tattica individuale. Quindi anche la creatività, no? Perché avevamo sentito quello che Elvis ha bruscato, no? Quando ha fatto la conferenza stampa prima della prima partita, a lui piace molto, no? Galvanizzare. Lui diceva che spesso nei settori giovanili, no? Ci sono troppi esecutori, perché comunque si tende a imbrigliare in generale. Ovviamente parlava proprio l'aspetto della tecnica, l'aspetto creativo. Si può invertire questa rotta, perché poi dopo, quando diventano grandi, no? Si vedono molti effettivamente esecutori e poca fantasia. Sì, no, io la fantasia la lascio proprio libera. I ragazzi devono essere liberi di esprimersi, senz'altro devono capire dei concetti che nel calcio ci sono. Quindi devono capire quale strumento usare nel momento giusto, al posto giusto. Questo è molto fondamentale alla loro età. Allora, cominciamo. Tu sei Niccolò. Benissimo. Allora, se ti puoi alzare così possiamo. Allora, Niccolò Matteini, tu sei uno dei nuovi o uno dei nuovi? Da dove giocavi allora prima? Io giocavo nel Valdarno. Sì. E sono venuto qui, sono molto contento. Ho cominciato a legare con tutti i compagni. Spero di continuare così e di andare avanti. Ruolo? Attaccante. Ah, quindi hai segnato già quest'anno? Sì, sì. Col Sottocuoio. Ah, col Sottocuoio. Noi eravamo rimasti colpiti da quel 4-3 che avete fatto col Siena, no? Se non sbaglio. Mm. Come è stata quella partita? Allora, siamo partiti male perché abbiamo subito due gol,
però abbiamo avuto una reazione positiva e siamo riusciti a segnare 3 gol e poi a fare il quarto, solo che nel secondo tempo abbiamo preso il terzo e quindi abbiamo rischiato un po'. Col Prato non c'è stata storia? No, o si allora, poteva... Il primo tempo abbiamo giocato bene perché il Prato si è chiuso tutto dietro, noi abbiamo avuto qualche occasione però non siamo riusciti a segnare. Ok, allora, andiamo a conoscere anche Francesco Fazzuoli, sì. Ti puoi alzare, ecco, anche tu, allora, meglio se non ti alzai. Allora, altissimo, ruolo? Difensore centrale. Allora, qui c'è stato questo autogol, anche se alla fine in influenza, molto sfortunato, però. Com'è andata? Allora, c'è stata una palla filtrante del centrocampista del Prato verso la punta, io ho stoppato la palla, mi sono girato come per scaricarla al portiere e il loro attaccante da dietro un po' di spinte così, alla terza spinta ho perso l'equilibrio e a quel punto mi sono sbilanciato, lui ha rubato palla e è andato verso il portiere. Al momento del calcio sono andato comunque incontro alla palla e per sfortuna mi ha preso preciso in testa con la respinta. Dopo una carambola ho scavalcato il portiere, ho provato il salvataggio sulla linea, però ormai era troppo tardi. Il portiere che ti ha detto? Niente. Non c'è qui il portiere, no? No. Niente, sono cose che capitano. Hai fatto bene. Comunque alla fine era già 2-0, quindi sì. Insomma è cambiato poco. Ci diceva il mister che l'avevate già affrontato il Prato, sì. Quindi sapevate che era una squadra forte. Sì. Comunque, secondo me il primo tempo ce lo siamo giocati alla pari e sinceramente... Speravo che il secondo tempo si potesse continuare in quel modo, però dopo il gol è stato difficile continuare a gestire la partita come avevamo fatto nella prima frazione perché chiaramente volevamo cercare il gol e quello non è successo. Dopo pochi minuti abbiamo subito anche il secondo, da lì ci siamo sbilanciati e il terzo gol ormai era stata la conseguenza. Comunque state facendo un buon campionato. Sì. Buonissimo. Bene. E poi concludiamo con Leonardo Pezzola. Allora, tu ruolo? Io difensore centrale o centrocampista. Quindi giochi a fianco? Sì, esatto. Giocate, siete compagni, sì. Compagni di reparto? Sì, l'anno scorso c'eravamo tutte e due. Sempre dei giovanissimi? Sì, facevamo parte della vecchia squadra. E rispetto a quest'anno penso che siamo anche migliorati molto perché siamo un gruppo molto unito sia dentro che fuori dal campo e penso che questa sia la nostra forza principale e infatti l'abbiamo dimostrato anche con la vittoria di Monta col Siena e niente, poi col Prato è stato un episodio, è stata una partita a sé e ora abbiamo già la testa contro la Viterbese e speriamo di fare meglio. Cosa vuol dire giocare per la squadra che rappresenta la vostra città? È davvero un grande orgoglio e ti dà sicuramente una grande carica la domenica perché quando scendi in campo con la consapevolezza di rappresentare la propria città dai veramente tutto quello che hai dentro e se c'è da fare una corsa in più per il compagno si fa molto volentieri. Quando potete venite anche allo stadio? Sì, si fa molto volentieri. O andiamo, esatto, sì, ecco. O si fa il raccattapalo, se no seguiamo la partita in tribuna. Dice al mister che voi i risultati li guardate, sì, magari, altrimenti sì, che giochiamo a parte. E quindi insomma, comunque siete, ci sono tante squadre che sono a 9 punti, ma insomma siete comunque ben messi, l'abbiamo visto. Sì. Quindi insomma, la classifica non è magari l'obiettivo, però se viene meglio. È un campionato molto equilibrato. Sì. Quindi la più forte secondo voi qual è? Secondo me, cioè, ora come ora il Tutto Cuoio è stata una squadra molto compatta, sì, che ci ha messo in difficoltà, lo stesso come il Prato, però vediamo ora le altre squadre come saranno. Sì, vediamo il mio attacco, il Livorno che ha fatto 15 gol, però ne ha presi anche 7, quindi insomma cose che conosciamo. Allora grazie di essere venuti, poi verremo anche da voi perché voi ci mancate nelle gare da seguire, quindi Riccardo penso che appena possibile verremo a seguire anche la vostra partita. Tra l'altro Andrea, il settore giovanile dell'Arezzo punta molto per il futuro proprio nel ricavare giovani, c'è un lavoro insomma che c'è un bel progetto dietro, no? Un progetto dietro, già quest'anno hanno aumentato le squadre del settore giovanile sperando poi che anche un altro anno la società possa investire appunto sul settore giovanile, che è la cosa secondo me fondamentale per riuscire a, come dicevi prima te, a tirare qualche giocatore fuori. Sì, perché poi bisogna sfatare anche perché Arezzo purtroppo ha questo,
questo, come dire, questo elemento negativo che nella storia, no, raramente ha portato giocatori nati per tanti motivi, tanti problemi, ogni volta diversi, però è sempre andata così. Allora, in chiusura dobbiamo però un attimo parlare di un libro. Già, non è che parliamo solo di calcio, perché la nostra Maria Costanza ha scritto un racconto, cos'è, un libro, un romanzo. Un racconto lungo. Per non sopravvalutarlo, chiamiamolo così. Che è uscito in questi giorni, sta uscendo? È disponibile su Mondadori Store o IBS o nella libreria della mia città, però è meno comodo. Come si chiama? Come si intitola? Inchiostro e Bigne. E di che si parla? È un po' difficile raccontare, diciamo che è una storia un po' particolare. In che senso? No, 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 è normalissima, una normalissima storia. Sì. E, la storia di una vita un po' deformata, come si fa di ogni ricordo, che si deforma in base anche a quello che si sta vivendo attualmente. Ci hai messo un po' di calcio? Niente. No, forse una volta ho scritto Tacchetti. Tacchetti, ecco, questo diciamo è l'unico elemento. Va bene, allora diciamo il titolo, perché magari... Inchiostro e Bigne. Inchiostro e Bigne, poi una volta portacelo però. Sì, certo, me ne sono dimenticata. Lo leggiamo volentieri. Riccardo, tu non l'hai letto ancora, no? Ancora no, però ecco. Sono una coppia, mi ha già comprato. Sì, volta il suo compleanno. Attenzione, sa anche queste cose più intime. va bene. Allora, grazie ai giovanissimi dell'Arezzo e a tutti voi, a Maria Costanza Aterini, ad Andrea Ciavorella, grazie a Riccardo Buffetti. Ci rivediamo mercoledì prossimo.